È un vento proveniente da nord-est, la bora, a volte gelida, propriamente invernale, ma che non sempre rispetta le leggi delle stagioni, facendo sovente la sua comparsa quando meno te l'aspetti. Al risveglio della natura, quando ogni cosa sembra prestarsi ad indossare l'abito nuovo, quando la gioia e i colori si fondono tra loro, quando la primavera sembra aver fatto il suo ingresso, ecco questo vento impetuoso piombare improvvisamente, con tutta la furia che lo contraddistingue, sulla città, facendo riaffiorare l'inverno appena andato. Se da una parte il cielo viene sgombrato da ogni forma inquinante, d'altra parte costringe mandorli, peschi, ciliegi e quante altre piante fioriscono a spogliarsi brutalmente del loro primo sbocciare. Di fronte all'infuriare dei refoli il golfo ribolle, il mare, del molo lanterna e lungo le rive, sembra ancor più corrucciato. La gente affronta la bora e cerca di reagire come può, tentando di difendersi al fine di evitarne le conseguenze, o quantomeno di attenuarle. Preoccupazione dunque per lo scatenarsi di questo vento nostrano? Rassegnazione, diciamo, ma anche allegria, trattandosi proprio di un elemento caratterizzante della vita triestina. Gli uomini l'accettano senza sorpresa. Gli alberi, persa la prima veste, ne trovano una nuova. Ma tutti continueranno ad attendere la prossima refolada con la stessa curiosità e la gioia di sempre, perché la bora fa parte di noi.